Provengono dal mondo delle istituzioni, della comunicazione e dell'imprenditoria, ma anche dal mondo dell'arte, dello sport e del volontariato. Sono donne che, nonostante le oggettive difficoltà, ce l'hanno fatta. E per loro è stato istituito un riconoscimento promosso a Brescia dall'ufficio della consigliera di parità, riconoscimento con cui, oltre a premiare i meriti in ambito lavorativo, vengono messe in luce le qualità umane delle donne che lo ricevono. Hanno con la loro determinazione affrontato dei problemi enormi, come la perdita di un figlio, come aver subito violenza, come aver superato le difficoltà nell'impresa. Donne comunque che hanno anche la sensibilità rivolta a persone fragili. 40 le donne premiate con la cerimonia che si è tenuta nell'Aula Magna di Economia. Dal prefetto Brassesco Pace ad Ambrangiolini, da Romina Modena alla cake designer Giada Farina. Nomi noti e meno noti, ma non per questo meno esemplari. 40 storie da cui trarre ispirazione. Tutte hanno ribadito che non è un traguardo, ma è uno stimolo per andare avanti. E in sala un posto particolare è stato riservato alle sedie vuote, sedie occupate dalle donne che non ci sono più, donne vittime di violenza.